l'ordine delle Vergini, Ordo Virginum, è la più antica forma di vita consacrata femminile. Risale ai tempi apostolici, quando alcune donne si sono dedicate al Signore Gesù nella verginità, per appartenere pienamente a Lui e offrire i frutti alla Chiesa e al mondo. Nei primi 3 secoli dell'era cristiana, numerosissime furono le vergini consacrate che, per restare fedeli al Signore, subirono il martirio. Tra di esse, nel canone romano, vengono menzionate in particolare le sante Agata, Lucia, Agnese e Cecilia. I padri della Chiesa vedevano riflessa in queste donne l'immagine della Chiesa sposa totalmente dedita al suo sposo. Questa sera anche Maria Antonietta, emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, sarà consacrata a Dio dal Vescovo diocesano. Per unirsi in mistiche nozze al Figlio di Dio e dedicarsi al servizio della Chiesa. Prepariamoci alla celebrazione, raccogliendoci in preghiera e invocando il dono dello Spirito Santo. Amen.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Eccellenza Reverendissima, questa sera, durante la nostra celebrazione eucaristica, una nostra sorella chiede a lei, alla presenza dei miei confratelli presbiteri, ai diaconi e all'assemblea convocata, di consacrare la sua vita a Cristo Sposo, ad immagine della Chiesa Sposa, entrando a far parte dell'Ordine delle Vergini e istituendo così nella nostra diocesi l'Ordo Virginum. Questa scelta nasce da un lungo cammino di discernimento vocazionale. Negli anni è entrata a contatto con altre realtà di consacrazione presenti nella Chiesa, ma nessuna di esse ha mai esautorato interiormente la chiamata che il Signore gli aveva riservato. Il dialogo schietto e sincero con il suo accompagnatore spirituale l'ha condotta a prendere contatto con le sorelle dell'Ordo della Diocesi di Aversa, che le hanno permesso di interrogarsi seriamente sulla chiamata che il Signore le aveva riservato e di intraprendere questa forma di consacrazione, la più antica nella storia della Chiesa, tanto da giungere a richiedere il 29 giugno 2019 al suo predecessore, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, di essere ammessa al cammino di formazione specifico. La formazione umana e spirituale, che ha avuto la durata di 5 anni, è stata affidata al delegato dell'Ordo Virginum della Diocesi di Aversa, Don Maurizio Palmieri, qui presente, dopo un dialogo fraterno tra il Vescovo della nostra Diocesi e Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo. Hanno contribuito a questa scelta anche la formazione teologica intrapresa presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano San Michele Arcangelo in Foggia, che l'ha portata a comprendere meglio la realtà del mistero di Cristo e della Chiesa, permettendo un approfondimento sul carisma e il rito dell'Ordo Virgine. Aiutata e sostenuta dal dialogo filiale paterno con la sua persona, le hanno permesso di sentirsi pienamente inserita nel contesto e tessuto diocesano. Dal popolo cristiano sono giunte buone testimonianze sulla sua persona, a seguito del suo impegno presso la realtà parrocchiale della Beata Vergine Maria Addolorata in Ortanova, come catechista e accompagnatrice dei giovani, operatrice nella Caritas parrocchiale, oltre che come collaboratrice presso i diversi uffici di pastorale diocesana. Per queste attestazioni positive e con il parere di coloro che ne hanno curato la formazione, come un paraninfo, l'amico dello sposo, l'affido alle sue mani, attestando in coscienza che Maria Antonietta è pronta per essere consacrata e iscritta nell'Ordine delle Vergini. Mentre ringraziamo il Signore per ciò che è stato appena detto, ci disponiamo alla celebrazione. Con questa celebrazione eucaristica inizia il giorno santo della domenica, memoria settimanale della passione del Signore. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Signore, che hai ispirato a questa tua figlia il proposito della vita verginale, porta a compimento il cammino iniziato in lei, e perché si offra interamente a te, rendila fedele sino alla fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè. Tolse parte dello Spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo Spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo Spirito si posò su di loro. Erano fra gli scritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio.
dai peccati nascosti. Invece del Signore fanno gioire il cuore. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però, se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
Maria Antonietta Iorio, della comunità parrocchiale della Beata Vergine Maria Addolorata in Ortanova. Mi hai chiamato, eccomi, Signore. Vieni, figlia. Il Signore, per mezzo del mio umile ministero, confermi il proposito del tuo cuore. A te vengo, Signore, Dio fedele, nelle tue mani è la mia vita. È sempre una gioia constatare come la parola di Dio illumini gli eventi e le circostanze della nostra vita. Così, senza averle scelte appositamente, noi troviamo nei testi della prima lettura del Vangelo di questa incipiente domenica una luce singolare per comprendere ciò che si compie oggi nella vita di Antonella e nella vita della nostra diocesi. In un episodio accaduto durante il cammino dell'Esodo, Eldad e Medad, in modo inatteso, non programmato, mossi dallo Spirito, si misero a profetizzare. Qualcuno, in quel momento, cercò di bloccarli, quasi non ne avessero il diritto, la facoltà. Ma Mosè, riconoscendo l'origine divina di ciò che stava accadendo, esclamò: «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito». Quasi a dire: ce ne fossero tanti, tanti altri come loro, tanti altri in cui si manifesta l'opera, l'iniziativa di Dio. Similmente, stasera, il Vescovo, in nome della Chiesa, riconosce l'iniziativa di Dio nella vocazione di Antonella, consacra la sua verginità tutta dedicata allo sposo divino e sancisce nella nostra diocesi la possibilità di una nuova via di santificazione. Si intende, resta bella e meritoria la vocazione delle suore nei vari istituti religiosi femminili. Adesso si avvia questa nuova forma legata al Vescovo diocesano. E anche questa forma sarà un dono di Dio per la nostra Chiesa locale. La vita consacrata, dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, ha un carattere profetico. Essa infatti, da un lato, mostra i beni celesti già presenti, ma dall'altro
testimonia meglio l'esistenza di una vita nuova ed eterna, acquistata dalla redenzione di Cristo, e meglio preannunzia la futura risurrezione e la gloria del Regno Celeste. Sì, la verginità consacrata, fedelmente vissuta, è profezia, è annunzio del mondo nuovo, in cui non ci sarà più nessuna dissociazione fra l'anima e il corpo resuscitato, non ci sarà più contrasto tra lo spirito e la nostra corporeità esposta a quelle occasioni di inciampo di cui ci ha parlato in termini forti Gesù nel Vangelo di questa domenica, invitandoci a stare attenti. Il valore del pudore e della castità, come anche la santità delle nozze cristiane, restano splendenti anche in mezzo alle insidie del mondo. Però finché siamo qua giù richiedono, e lo sappiamo bene, lotta e custodia, sia per la verginità sia per coloro che sono nel santo vincolo del matrimonio. Nel mondo futuro, invece, questo contrasto sarà pacificato, sarà ricomposto in armonia. La verginità consacrata, dunque, è testimonianza profetica di questa futura armonia. La dedizione totale allo sposo divino è annunzio profetico di quando Dio sarà tutto in tutti. La verginità nella vita consacrata ci parla in anticipo di ciò che sarà, e a tale riguardo davvero ci viene da esclamare: fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Ma sappiamo che vari sono i carismi e varie sono le chiamate. Stasera lodiamo il Signore per la chiamata di Antonella. Alla lode del Signore, che è primaria, perché questa è la liturgia, il primato di Dio, alla lode del Signore è giusto unire anche la gratitudine per coloro che hanno avuto cura di questa vocazione. La sua comunità di origine, la Chiesa Madre di Ortanova, dove tale chiamata ha trovato il terreno favorevole per attecchire. Il vescovo mio predecessore, Monsignor Renna, che l'ha benedetta su questa via. Don Vincenzo di Bartolomeo, delegato per l'Ordo Virginum nella nostra diocesi, che l'ha costantemente accompagnata. Così pure i formatori e le sorelle della diocesi di Aversa, che con l'esperienza già acquisita l'hanno molto aiutata nella preparazione. Di questo, chiamiamolo così, tutoraggio che oggi giunge al suo lieto esito, è stato premuroso garante il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, al quale invio da questa cattedrale un grato e fraterno saluto. Gioiscano infine dinanzi al Signore
tutti coloro che in diversi modi hanno avuto e hanno un posto speciale nel cuore di Antonella, iniziando dai suoi familiari. Carissimi, tra poco, con devoto raccoglimento, seguiremo il rito con i suoi segni molto espressivi e l'antichissima, stupenda preghiera di consacrazione delle Vergini che il Vescovo eleverà. Lasciamo ora risuonare la voce di uno dei padri della Chiesa, San Cipriano. Ascoltiamola tutti. Ascoltala in particolare tu, figlia carissima, come ultima preparazione a ciò che sta per avvenire stasera per te e per la nostra diocesi in questo Duomo. Rivolgiamo ora la parola alle Vergini e lo facciamo con tanto maggior fervore quanto più è grande la loro nobiltà e dignità. Esse sono il fiore sbocciato sull'albero della Chiesa. Sono gemme e gioielli di grazia, letizia di vita, oggetto di lode e di onore, dono integro e inalterato di Dio, riflesso della bontà del Signore, porzione eletta del gregge di Cristo. La Madre Chiesa sente vivissima gioia per esse e in esse manifesta la sua spirituale fecondità. Custodite, o Vergini, custodite ciò che siete, custodite ciò che sarete. Vi attende una magnifica corona. Il vostro coraggio avrà la meritata ricompensa. Alla vostra castità sarà riservato un dono eccelso. Voi avete già cominciato ad essere quello che noi saremo. Voi avete già in questo mondo la gloria della risurrezione. Amen. Figlia carissima,
vuoi perseverare nel proposito della Santa Verginità a servizio del Signore e della Chiesa fino al termine della tua vita? Sì, lo voglio. Vuoi seguire Cristo, come propone il Vangelo, perché la tua vita sia una particolare testimonianza di carità e segno visibile del regno futuro? Sì, lo voglio. Vuoi essere consacrata con solenne rito nuziale a Cristo, Figlio di Dio e nostro Signore? Sì, lo voglio. Rendiamo grazie a Dio. In piedi. Preghiamo Dio, Padre Onnipotente, per mezzo di Cristo, suo Figlio e nostro Signore, perché fonda la grazia dello Spirito Santo su questa figlia che Egli si è scelto per consacrarla nella vita verginale. Intercedano per noi la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Paola, prega per noi.
Teresa d'Avila, prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, prega per noi. Santa Rosa da Lima, prega per noi. Santa Luisa, prega per noi. Santa Margherita Maria, prega per noi. Santa Rita, prega per noi. Santa Brigida, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Da ogni male, salvaci Signore. Da ogni peccato, salvaci Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci Signore. Guida e proteggi il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio e tutti i Vescovi, perché siano immagini di Cristo Sposo e Pastore della Chiesa. Ascoltaci, Signore. Custodisci e ravviva nella tua Chiesa la fiamma della verginità consacrata. Ascoltaci, Signore. Conferma in tutti i fedeli la speranza della risurrezione e della vita eterna. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Accresci in numero e merito coloro che seguono la via dei consigli evangelici. Ascoltaci, con i tuoi doni i genitori e familiari di questa nostra sorella. Ascoltaci, Signore. Concedi ai nostri fratelli, parenti e benefattori defunti la gioia del tuo regno. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questa nostra sorella scelta per il tuo servizio. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Dio, la preghiera della tua Chiesa e guarda con bontà questa tua figlia. Tu che l'hai chiamata per un disegno di amore, guidala sulla via della salvezza eterna, perché cerchi sempre ciò che a te piace e con fedeltà assidua e vigilante la porti a compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accogli, o Padre, il mio proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo. Lo professo davanti a te e al tuo popolo con la grazia dello Spirito Santo.
O Dio, che ti compiaci di abitare come in un tempio nel corpo delle persone caste e prediligi le anime pure e incontaminate. Tu hai voluto restaurare la natura umana corrotta nei nostri progenitori dall'insidia diabolica e non solo l'hai riportata all'innocenza delle origini, ma per mezzo del tuo verbo nel quale è stato creato l'universo hai innalzato a immagine degli angeli coloro che sono per condizione mortali e li hai resi capaci di anticipare in sé l'esperienza del regno futuro. Volgi ora lo sguardo, Signore, su questa figlia che nelle tue mani depone il proposito di verginità di cui sei l'ispiratore, per farne a te un'offerta devota e pura. Come può un'anima rivestita di carne mortale vincere la legge della natura, gli sbandamenti della libertà, le inquietudini dei sensi, gli stimoli dell'età, se non sei tu, Padre misericordioso, ad accendere questa fiamma comunicando la tua stessa forza? Tu hai riversato su tutti gli uomini la grazia del tuo amore e da ogni popolo della terra hai raccolto con infinito numero di stelle i tuoi figli, nati non dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito, per farne gli eredi del nuovo patto. E hai riservato ad alcuni tuoi fedeli un dono particolare scaturito dalla fonte della tua misericordia. Alla luce dell'eterna sapienza hai fatto loro comprendere che mentre rimaneva intatto il valore e l'onore delle nozze santificate all'inizio della tua benedizione, secondo il tuo provvidenziale disegno dovevano sorgere donne vergini che pur rinunziando al matrimonio aspirassero a possederne nell'intimo la realtà del mistero. Così tu le chiami a realizzare, al di là dell'unione coniugale, il vincolo sponsale con Cristo, di cui le nozze sono immagine e segno. La beata verginità ha riconosciuto il suo autore ed emula della condizione degli angeli, si è consacrata all'intimità feconda di colui che della verginità perpetua è sposo e figlio. Guida e proteggi, Signore, questa nostra sorella che implora il tuo aiuto nel desiderio ardente di essere fortificata e consacrata dalla tua benedizione. Sii tu la sua costante difesa, perché il maligno, astuto insidiatore delle migliori intenzioni, non offuschi in un momento di debolezza la gloria della castità perfetta e, distogliendola dal proposito verginale, non rapisca il pregio della fedeltà che dà splendore anche alla vita coniugale. Concedi, o Padre, per il dono del tuo Spirito, che sia prudente nella modestia, saggia nella bontà, austera nella dolcezza, casta nella libertà. Fervente nella carità, nulla anteponga al tuo amore. Viva con lode, senza ambire la lode. A te solo dia gloria nella santità del corpo e nella purezza dello spirito, con amore ti tema, per amore ti serva. Sii tu per lei la gioia, l'onore, l'unico volere. Sii tu il sollievo nell'afflizione, sii tu il consiglio nell'incertezza, sii tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella prova, l'abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, la medicina nell'infermità.
in te, Signore, possieda tutto, poiché ha scelto te solo al di sopra di tutto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, salga a te eterna lode, o Padre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricevi il velo che ti distingue fra le altre donne come vergine interamente consacrata al servizio di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa. Amen. Ricevi l'anello delle mistiche nozze con Cristo e custodisci integra la tua fedeltà al tuo sposo, perché tu sia accolta nella gioia del convito eterno. Amen. Amen. Ricevi il libro della liturgia delle ore, la preghiera della Chiesa risuoni senza interruzione nel tuo cuore e sulle tue labbra, come lode perenne al Padre e viva intercessione per la salvezza del mondo. Amen. Alleluia, sono sposa di Cristo. Alleluia, sposa del Re degli Angeli. Alleluia, sposa per sempre del Figlio di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
siamo entrati nel giorno della domenica, proclamiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo regno avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Seduti.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo e nella tua benevolenza concedi a questa tua figlia la perseveranza nel suo proposito, perché alla sua venuta Cristo nostro Re apra a lei le porte e possa entrare nella gioia del Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Salvatore. Egli che ha amato la Chiesa sino all'offerta della propria vita, continuamente la purifica e rinnova per farla comparire davanti a sé, immacolata e santa, come sposa adornata per le nozze. Nel mistero di questa Chiesa, Vergine e Madre, per mezzo del tuo Spirito, susciti la varietà dei doni e dei carismi per l'edificazione del tuo Regno. Sei tu che parli, o Padre, al cuore di queste tue figlie e le attiri con vincolo di amore, perché nell'attesa ardente e vigilante alimenti la sua lampada e vada incontro a Cristo, Re della Gloria. E noi, pellegrini sulla terra, ci uniamo alla Gerusalemme celeste per cantare in eterno la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di questa sorella Maria Antonietta, che oggi hai unito a te nella consacrazione virginale, perché serva di te, serva te e il tuo popolo, con la lampada dell'amore e della fede, sempre accesa nell'attesa di Cristo Sposo e Signore. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, in particolare Sabino e Filomena. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, San Michele Arcangelo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua vita, ma di
preghiamo. Saziati, Signore, dei tuoi santi doni, umilmente ti preghiamo. Fa che la condotta di vita della tua figlia Maria Antonietta giovi sempre al bene dell'umanità e all'edificazione della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti. Lodate Dio, coro degli angeli. Lodate Dio, santi del tuo regno. Lodate uomini, Dio ci ama ed è con noi. Ti ringrazio, Dio Padre nostro, perché sei amore. Sgorga dal mio cuore un inno di lode e di gratitudine alla Trinità Santa, per quanto questa sera, in questa celebrazione, ha operato nella mia vita. Sento mie le parole dell'Apostolo Paolo, quando scrivendo ai Corinzi dice: «Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non a noi». Ho compreso come la vocazione, la chiamata, nasce dalla grazia di Dio e si serve sempre di mediazioni, di collaboratori, e così è stato per la mia vita. Per questo ringrazio il Signore per i miei genitori, per il loro sì nel sacramento del matrimonio e nell'avermi generata alla vita. Sono stati i primi collaboratori del Creatore. La consapevolezza della loro presenza a questa solenne celebrazione di consacrazione, partecipi della Chiesa Celeste, mi consola, sapendomi ancora sostenuta e accompagnata dalla loro preghiera. Ringrazio, Signore, per il Vescovo Fabio, pastore di questa chiesa di Cerignola Ascoli Satriano, per i parroci che ho avuto a Ortanova fino al presente e agli altri sacerdoti che mi hanno aiutato, per i miei formatori e tutte le sorelle dell'Ordo Virginum, specialmente a quelle che sono qui oggi venute da vari luoghi, per le clarisse dei monasteri di Trevi, Foligno, Nocera Inferiore e Pietraverano, e alle suore del Cuore Immacolato di Maria di Cerignola, che mi hanno sostenuta in questo percorso, insieme con le religiose e le consacrate della nostra diocesi, per i miei cari familiari e amici, per coloro che ci hanno aiutato a pregare in questa celebrazione con il canto e con il servizio all'altare, per gli ammalati che sarebbero voluti essere qui presenti questa sera, ma che hanno pregato con noi da casa grazie al lavoro di Teledeon. Il mio grazie più grande va soprattutto allo sposo, il Signore Gesù. Sono grata perché sono amata. Il più bello tra i figli dell'uomo ha scelto me. Nelle mani del Vescovo ho rinnovato il mio proposito e il mio sì, donandomi per sempre al Signore. Possiate sentire anche tutti voi l'amore che mi ha salvata e mi ha scelta, e gustare la gioia che sgorga da un cuore amato. Alla Vergine Santa, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito, venerata nella nostra diocesi con il titolo di Maria Santissima di Ripalta. A lei affido il mio cammino e quello dell'Ordo Virginum, che da questa sera si costituisce nella nostra diocesi.
la sua materna intercessione ci ottenga il dono di sante vocazioni alla vita sacerdotale, consacrata, familiare e laicale. Amen. Abbiamo visto con stupore in mezzo a noi tante sorelle dell'Ordo Virgino venute da diverse parti, non solo della Puglia, ma da diverse parti dell'Italia, e vogliamo davvero fare loro gli auguri più cari insieme con la nostra Antonella. Tra le sorelle dell'Ordo Virgino che sono venute c'è anche la dottoressa Serenella del 5, che quelli che ieri sera erano a Ortanova già lo sanno, lei presta servizio a Roma proprio nel Dicastero Vaticano della vita consacrata e quindi ha uno sguardo ampio, mondiale, per certi aspetti della vita consacrata. Ed è naturalmente in quell'ufficio più vicino al Papa, a servizio del Papa, più vicino a lui. E allora, giustamente, è lei che è latrice, portatrice della benedizione apostolica che ha chiesto per Antonella, e noi ne siamo contenti, di sentire la lettura, perché ci dà modo di pensare al Papa, che in questo momento è in un viaggio apostolico, e di accompagnarlo sempre, il Papa e il Papa, con la nostra devozione e con il nostro amore. Sua Santità Francesco imparte di cuore l'implorata benedizione apostolica a Maria Antonietta Iorio in occasione della consacrazione nell'Ordo Virginum e invoca su di lei una speciale effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata Vergine Maria,
affinché possa corrispondere alla sua vocazione con generosità e intima letizia, nella orante dedizione a Dio e alla Chiesa. Basilica Cattedrale San Pietro Apostolo Cerignola, 28 settembre 2024. Dal Vaticano, 24 settembre 2024, Cardinal Konrad Krajewski, Elemosinarius Apostolicus. Viva il Papa! Evviva! Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ha posto nel tuo cuore il santo proposito della verginità, lo custodisca integro con la sua protezione. Amen. Il Signore Gesù Cristo, che unisce a sé con vincolo sponsale la mente e il cuore delle vergini consacrate, renda feconda la tua vita con la forza della sua parola. Lo Spirito Santo che discese sulla Vergine e che oggi con la sua venuta ha consacrato il tuo cuore inondandolo della sua presenza, ti infiammi di santo ardore a servizio di Dio e della Chiesa. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.